Il futuro di Torino è il turismo? Torino, mia amata città, ti stai spopolando senza tregua. Ogni anno perdi 6.000 abitanti, soprattutto giovani sotto i 34 anni che vanno a cercare lavoro altrove. Negli anni 70 contavi 1.200.000 abitanti e adesso ne conti meno di 900.000, 890.000 per la precisione. Così sono partito da questo dato, impressionante, per capire una città e il suo futuro. Ad esempio c'è una categoria di persone che invece di andarsene da Torino comincia a venirci sempre più spesso e aumentano ogni anno e sono i turisti. Dopo che la Fiat ha lasciato la città è stata una continua emorragia di abitanti. Dal 2006 però, anno delle Olimpiadi invernali, Torino ha cambiato faccia e anche mission, come si dice nelle aziende. I dati parlano chiaro, nel turismo adesso ci lavorano 55.000 persone e il trend è positivo. Si è candidata come città turistica, destinando buona parte degli investimenti a farsi bella e spingendo i grandi eventi fino ad essere citata pure dal New York Times come meta del 2016. A un torinese come me sembra quasi impossibile. Dati alla mano però, la maggior parte dei turisti che vengono a Torino, se sono stranieri, vengono dalla Francia, se sono italiani, vengono da Milano. Il turismo a Torino è cresciuto di anno in anno insieme all'occupazione del settore. E quando cresce il turismo, cresce più di altre l'occupazione giovanile. Insomma, più turismo e più giovani che lavorano. La crisi, la crisi, la crisi. A quasi 10 anni dal 2008 ancora non siamo usciti dalla crisi. La notizia è di gennaio, la disoccupazione giovanile è risalita al 40,8%, ma nel settore turistico il dato è inferiore rispetto alla media italiana. Insomma, è un settore che traina. I turisti a Torino nel 2016 sono cresciuti del 2,1% rispetto al 2015, oltre 6,8 milioni di presenze nel 2016, tanti francesi e milanesi dicevamo, ma anche inglesi, tedeschi, spagnoli, americani. La città d'altronde ha parecchio da offrire, dai musei, che sono la principale attrattiva turistica della città, al turismo sportivo, quello legato ai grandi eventi, quello legato ai concerti musicali e alle grandi mostre. Anche perché sono sempre i musei a registrare i numeri da record maggiori, soprattutto la Veneria Reale e il Museo Egizio. Dai dati regionali pare che siano il motivo principale per cui i turisti scelgono di venire a passare qualche giorno in città. E poi diciamocelo, Torino è bella! Ed è frequentata anche grazie ai cosiddetti grandi eventi, quelli che fanno brand per la città, i concerti di grandi artisti internazionali, per esempio, che grazie al lavoro di alcune aziende private scelgono spesso Torino come unica data in Italia per le loro performances, oppure il turismo legato alla Champions League e all'Europa League. E poi ci sono le grandi mostre dei musei, che attirano turisti e che fanno brand, come si dice in gergo. Così Torino è davvero una città turistica? Siccome mi fido dei numeri, ma fino a un certo punto, sono andato a trovare 4 persone che nel turismo ci lavorano. Si chiamano Antonella, guida turistica, Enzo, tassista, Sabina, che lavora in un albergo, ed Eglantina, ristoratrice. Fanno 4 mestieri diversi e hanno 4 differenti punti di vista sulla faccenda. Visto che c'ero, ho anche chiesto loro qualcosa in più e sono venuti fuori anche dei difetti in questa Torino, cose per certi versi sorprendenti. Vuoi scoprire cosa sono? Allora ti basta premere mi piace e condividi, così resterai aggiornato e non ti perderai questa inchiesta che ho realizzato.